Ad Atri torna a riaccendersi la polemica a causa dei disservizi nel trasporto scolastico tra Atri e Pineto, una condizione che si è ripetuta a distanza di poco più di un mese quando a Borgo Santa Maria i mezzi della TUA avevano lasciato a piedi per mancanza di posto sui mezzi diversi studenti che dovevano andare a scuola nella città ducale. Il problema della carenza dei pullman si è verificato anche all'inizio dell'anno scolastico, sia all'andata che al ritorno, una condizione sulla quale è intervenuto anche il sindaco di Atri Pier Giorgio Ferretti per chiedere un immediato intervento alla TUA. Non è il primo appello naturalmente, non è il primo incontro che facciamo con la TUA, solo ogni tanto, ecco, periodicamente questo problema si ripete da Pineto con un disservizio che pur non essendo costante nel tempo, ma essendo avvenendo praticamente una volta al mese, due volte al mese, comunque ecco, non ci siamo, nel senso che comunque si tratta di un'interruzione di pubblico servizio con ragazzi che vengono lasciati a piedi e quindi è necessario che la TUA non tolga le corse mai o si trovi pronta a fronteggiare in caso di danni ad un bus. A riaccendere la protesta per il disservizio sono stati i genitori che hanno nuovamente evidenziato come nelle ultime settimane siano stati intensificati i controlli sui pullman per verificare i biglietti a bordo, ma non sono state aumentate in proporzione le corse per permettere ai ragazzi di andare a scuola. Le lamentele non hanno riguardato solo il sovraffollamento a bordo, ma anche le condizioni in cui gli studenti sono costretti ad attendere gli autobus.